Salve a tutti, io tenterò di essere breve anche perché l'ora, diciamo, è tarda e quindi mi perdonerete se proverò a semplificare, insomma, a dire quello che penso in maniera veloce, quindi sarò costretta anche a brutalizzare un po' quello che voglio dirvi. Matteo diceva stamattina che il paese è smarrito. Ringrazio a proposito Matteo anche per l'occasione, per il lavoro che ha svolto insieme a Francesco nel convocare questa bella riunione, ma io credo che noi abbiamo qua la necessità e il dovere di dirci che il Partito Democratico lo è allo stesso modo, se non di più. Noi arranchiamo, facciamo fatica, combiniamo casini inenarrabili, potrei qua citare l'ultimo esempio, quello sul referendum, dove abbiamo assunto 2.500 posizioni, dove non siamo stati capaci di comunicare, di dire al Paese qual è la nostra idea, quello che pensiamo. Potrei citare il caso dello sciopero della CGIL, potrei citare l'incapacità che noi abbiamo di intercettare quello che è stato definito stamattina come il vento del cambiamento che attraversa questo Paese. E però mi viene da dire, e lo dico a me stessa innanzitutto, che qui stamattina ci sono fior fiori di dirigenti del Partito Democratico. Stamattina qua c'è mezza segreteria del Partito Democratico, ci sono parlamentari del Partito Democratico, ci sono presidenti della provincia del Partito Democratico. Insomma, con questo voglio dire che è evidente che quello che è mancato, diciamo, stamattina in questa riflessione è questa consapevolezza che il cambiamento che noi vogliamo è il cambiamento che noi per primi dobbiamo e possiamo realizzare. Eppure continuiamo a raccontare il Partito Democratico come una cosa altra rispetto a noi, legittimando alla fine quel giudizio, pregiudizio se volete, di quella generazione, della generazione del 96, quella che è stata definita così, che ci ritiene incapace di sostituirli, di prendere quel posto. Allora io credo che noi dovremmo partire da qua in questa riflessione. Dovremmo cominciare per esempio, quando siamo presenti, come siamo presenti nelle direzioni del partito, alzare la manina e intervenire e fare là dentro le battaglie che riteniamo e cominciare a dire: io non ho visto nessuno di tutti quelli che stamattina ci hanno raccontato che non sono per esempio d'accordo sulla posizione del PD, che il PD ha assunto sul referendum e per questo sono andati a firmare per il referendum, non ho visto nessuno in direzione intervenire e porre il problema in direzione del partito. Quindi su questo credo che dovremmo aprire un'analisi vera, cominciando là dentro a porre le questioni che noi riteniamo, anche se riteniamo essere questioni complicate da affrontare. Io per esempio sono una di quelle che ritiene che questo partito ha l'esigenza imprescindibile di affrontare la questione morale che lo attraversa, che è cosa ben diversa dalla questione giudiziaria, come ci ha insegnato peraltro tanti anni fa Berlinguer. Io credo che noi abbiamo il dovere di aprire una riflessione seria su questo punto, abbiamo il dovere di interrogarci su un tema enorme che è la qualità e la responsabilità della politica e delle istituzioni. Perché guardate, non possono essere soltanto i giudici in questo paese a dare patenti di onestà. I partiti hanno il dovere di intervenire molto prima, hanno il dovere di far sentire la capacità di fare pulizia al proprio interno, hanno il dovere di far sentire ai nostri elettori, e questo è il coraggio della politica, vorrei dire alla Corazza, che non vedo e che ha fatto un intervento che io non condivido per nulla, diciamo, dall'inizio alla fine. Dovremmo provare a dire ai nostri elettori che il Partito Democratico interviene prima, come dicevo, ha la capacità di fare pulizia e di assumere il tema, per esempio, della lotta alle infiltrazioni e alla criminalità organizzata come priorità fondamentale. Perché dobbiamo dirci con molta franchezza che fino a questo momento così non è stato. E guardate, questo significa affrontare molte altre questioni. Significa affrontare per esempio la questione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Io vorrei ricordare qua che le mafie hanno un giro di affari che si aggira intorno ai 130 miliardi di euro. La sola Camorra ha un giro di affari di 12 milioni di euro l'anno, che in tempi di crisi sono
soldi a palate, e questi soldi vengono sottratti all'economia legale, vengono sottratti alla capacità del Mezzogiorno e del Paese di riprendere a camminare. Sono queste le cose di cui dovremmo parlare, così come dovremmo discutere e finalmente farlo in maniera seria, come ha detto anche Scalfarotto stamattina, di una questione generazionale che esiste in questo Paese. Perché la storia della mia generazione e dei ragazzi che sono più piccoli di me è una storia fatta di diritti negati, siamo in grado di dirlo questo, dal diritto allo studio, al diritto alla casa, dal diritto al lavoro, dal diritto a vedere riconosciuti i propri affetti, ai diritti civili. La storia della mia generazione è una storia fatta solo di diritti negati. Allora io credo che affrontare quelle questioni significa rimuovere quelle incrostazioni che impediscono al nostro Paese di correre verso l'Europa, di correre verso il futuro, di mettersi in cammino. Allora io mi aspetto che noi tutte queste questioni siamo in grado di affrontarle con coraggio, però, ragazzi, perché quello che è mancato nella discussione di stamattina è il coraggio, è il coraggio. Siamo ancora qui a giocare con gli equilibrismi, a dire quello, a parte l'intervento di Zingaretti che voglio dire ho apprezzato moltissimo e che ci ha dato anche la voglia di continuare, io credo, questo percorso. Noi dobbiamo rimetterci in cammino insieme, rimetterci in gioco, perché, come ho detto all'inizio, quello che sarà di questo partito e quello che sarà anche, se vogliamo pensare un po' più in grande, del futuro di questo Paese dipende da noi, non dipende da qualcun altro. Quindi forza e avanti con coraggio insieme. Grazie, grazie Pino.